Anche Torino ha il suo grattacielo d'autore. Il nuovo quartier generale di Intesa San Paolo, firmato Renzo Piano, è stato ufficialmente inaugurato nella zona di Corso Inghilterra e Corso Vittorio Emanuele. Definito un edificio bioclimatico dal suo creatore, è ventilato e raffreddato per vie naturali e produce energia grazie a pannelli fotovoltaici. Diversi piani sono aperti al pubblico. Bisogna che l'edificio entri nei riti quotidiani della città, deve far parte, deve essere adottato, deve essere vissuto la città e per questa ragione abbiamo fatto qui in alto, al 35esimo, 36esimo e 37esimo piano, cioè tutti i piani più alti della torre sono pubblici. Costata 235 milioni di euro, con i suoi 167 metri d'altezza, la torre è seconda solo alla Mole Antonelliana, storico simbolo torinese completato nel 1889. Negli uffici della banca si sono già trasferiti circa 2.000 dipendenti.